anche. Quindi noi abbiamo preso questo nome di questo filosofo comunista che oggi è dimenticato anche in Francia, perché è stata la targa dove abitava la famiglia Politzer, è stata tolta. Questa data non è stata scelta a caso, perché Pasolini fu assassinato il 2 novembre del 75. Sono passati 46 anni da quell'omicidio. E molti copioni sono stati scritti sulla sua morte, ma come sono andate realmente le cose nessuno può dirlo. Rimane uno dei tanti misteri all'italiana e lo accomunerei alla strategia della tensione. Io ho scritto una presentazione dell'iniziativa, che fosse interessato posso lasciarne una copia. Abbiamo scelto questo film perché è un film coraggioso, forse non del tutto riuscito. E anche uno degli ultimi film di Totò, che ha avuto una grande. È stato molto colpito dalla sensibilità. Lui era già mezzo cieco, Totò, è rimasto molto colpito dalla sensibilità di Pasolini. Totò non l'aveva capito neanche Fellini, quindi ha capito veramente la maschera tragica di Totò. È il primo film di Minetto Davoli. E il direttore della fotografia è stato Mario Bernardo insieme a Tonino Delle Cogli. Mario Bernardo si collega sempre alla Resistenza, perché ha scritto un libro fondamentale che si chiama Il Momento Buono, come è stata anche tradita quella Resistenza italiana. E ha scritto poi un libro che si chiama, che io consiglio assolutamente di leggere, perché è un libro bellissimo, si chiama Girare con Pasolini, dove lui ripercorre l'esperienza maturata durante le riprese del documentario Comizi d'amore e Uccellacci Uccellini. Quindi ricordare per noi Pasolini è ricordare il suo respingere con violenza il silenzio, le accettazioni delle cose come sono, la rinuncia a compromessi, il desiderio disperato di combattere sempre, e che non ha mai dato la sensazione di essere in fuga, anzi sempre all'attacco. Amando il calcio interrottamente dalla destra, e Sergio Citti depose della
sulla sua bara la maglia numero 11 e nessuno dei presenti considerò questo gesto fuori luogo. Io lascio la parola adesso allo studioso Visconte Crisi e poi sarà susseguente l'intervento dello storico del cinema Bruno Contardi. Io ringrazio tutti gli interessati che sono venuti, che hanno sfidato anche nei primi freddi autunnali e grazie della partecipazione. E chi vuole lasciare eventualmente le mail sarà informato delle prossime iniziative del Circolo Itinerante Poletano e Giappolizza. Buona serata e buona visione. Buonasera a tutti e a tutte, ringrazio gli organizzatori per l'invito. Dunque, io non ho mai avuto la fortuna di conoscere personalmente Pasolini, tranne qualche cosa così sporadica, diciamo, da lontano. Però devo dire che in tutta la mia giovinezza la figura di Pasolini è stata sempre presente in maniera molto rilevante, a cominciare dal paese in cui sono nato. Io sono nato in un paese che si chiama Cutro, che si trova vicino Crotone, diciamo in Calabria, sulla costa ionica, a una decina di chilometri da Crotone. Negli anni 50 il paese era fatto naturalmente di contadini, c'era fino alla seconda guerra mondiale c'era il latifondo, cioè le grandi proprietà dei baroni, barone Barracco, Berlingeri, che stavano a Crotone, avevano praticamente tutta la terra, era loro. Nel primo dopoguerra ci furono le occupazioni delle terre da parte appunto dei contadini e gli abitanti dei paesi, e ci furono scontri con i carabinieri, ci furono anche dei morti a Melissa, per esempio, e successivamente però il governo, anche se era della Democrazia Cristiana, comunque dovette fare una riforma agraria, cioè espropriare le terre del barone e dare a ogni contadino un pezzetto di terra che poteva essere sufficiente, diciamo, per il mantenimento della famiglia, ecco, non era un granché. Siccome da noi in Calabria non c'era una tradizione cooperativa come c'era in Emilia Romagna, dove c'era il PC all'epoca, e quindi ogni contadino faceva per conto suo, e chiaramente poi quel pezzettino di terra non bastava più, per cui iniziò la grande emigrazione dal sud verso Milano, verso le grandi fabbriche, verso la Fiat, e i contadini diventarono operai, cioè che si chiamavano allora l'operaio massa, venne definito. Comunque questa è un'altra storia. E il paese Cutro comunque è stato sempre anche tristemente famoso, anche perché la presenza dell'Andrangheta si faceva sentire già a quei tempi, per cui e successe appunto una situazione piuttosto poco conosciuta, cioè Pasolini nel 1959 fece un giro per tutta quasi l'Italia, nelle coste, e una specie di viaggio inchiesta su una 1100 dell'epoca, e faceva questi reportage che inviava alla rivista che si chiamava Il Successo, un reportage che è intitolato La lunga strada di sabbia. Arrivato a Reggio Calabria, risalì poi la costa ionica della Calabria, arrivando nei pressi di Cutro, Crotone appunto. Non si fermò a quanto sembra, però diciamo la visione che ebbe dalla macchina lo colpì molto. Tant'è vero che lui scrisse queste righe, le leggo. Vado verso Crotone per la zona di Cutro. Illuminati dal sole sul ciglio della strada, due uomini mi fanno segno di fermarmi. Mi fermo, li faccio salire. Mi dicono, questa è zona pericolosa, di notte è meglio non passarci. Due anni fa qui, in questo punto, hanno ammazzato uno, un ricco signore, mentre tornava in macchina da Roma.
affatto vero questo. Non so se era un sequestro o qualcosa del genere. Ecco, a un distendersi delle dune gialle in una specie di altopiano putro, lo vedo correndo in macchina, quindi non si fermò. Ma è il luogo che più mi impressiona di tutto il lungo viaggio. È veramente il paese dei banditi, come si vede in certi western. Ecco le donne dei banditi, ecco i figli dei banditi. Si sente, non so da cosa, che siamo fuori dalla legge, dalla cultura del nostro mondo a un altro livello. Nel sorriso dei giovani che tornano dal loro atroce lavoro c'è un guizzo di troppa libertà, quasi di pazzia. Nel fervore che precede l'ora di cena, l'omertà ha questa forma lieta, vociante. Nel loro mondo si fa così, ma intorno c'è una cornice di vuoto e di silenzio che fa paura. Questo era il pezzo che Pasolini scrisse su Cutro, che fu pubblicato e suscitò naturalmente un grande vespaio, perché il sindaco di Cutro, che era, si chiamava Vincenzo Mancuso, che era un democristiano ed era ovviamente di una famiglia benestante, su incarico del consiglio comunale fece una querela contro Pasolini, cioè una denuncia per diffamazione a mezzo stampa. Naturalmente poi la denuncia non ebbe seguito, comunque la cosa creò ebbe una certa risonanza, diciamo, non tanto credo fra il popolo, magari quelli avevano altri problemi a cui pensare, però sicuramente fra i ceti politici, intellettuali calabresi ebbe una grossa risonanza. Pasolini poi si scusò, disse: la parola banditi io non l'ho usata nel senso di briganti, l'ho usata nel senso di banditi dalla società, emarginati, e quindi diciamo in qualche modo riuscì a cavarsela in questo modo qui, anche se penso che lui intendeva proprio banditi. A ogni modo ci fu un seguito, perché nella città di Crotone c'era un premio letterario all'epoca, cosa che adesso non c'è, per esempio. Quindi la cultura forse si faceva più allora che adesso. Comunque c'era un premio letterario che nel 59 fu conferito proprio a Pasolini per il romanzo Una vita violenta, che era di quell'anno. E Pasolini aveva dei problemi, dei dubbi se andare a ritirare questo premio in un cinema della città di Crotone. Aveva paura che magari i putresi... Riprendi tu un attimo, sì. Vado a prendere il cavalletto. Sì. Cosa succede? Che i militanti del PC, della sezione del PC, più alcuni studenti, diciamo, universitari, progressisti dell'epoca, fecero un servizio d'ordine e per proteggere Pasolini. Quindi Pasolini venne al cinema, ricevette il premio, la cosa andò abbastanza tranquillamente e sì, insomma, ci fu una specie di pace, no? Cioè ci sono delle foto che ritraggono Pasolini con questi studenti e con la popolazione. Però lui si ricordò questo fatto. Infatti nel 64 ritornò a Cutro per girare alcune scene del film Il Vangelo secondo Matteo. Penso che tutti ce lo ricordiamo, lo considerano un capolavoro. Venne a Cutro e girò queste, cioè, alcune scene, non solo, prese alcuni attori dalla strada, cioè l'Apostolo Tommaso, era interpretato da... Volevo dire una cosa, la musica è estremamente varia, avete visto che, sentito che ogni tanto ci sono da Fischia il Vento, Urla la Bufera, a dei pezzi mozartiani, a dei tipici cose orientaleggianti, c'è veramente di tutto. Su Totò, l'ho letto prima, no? Un Totò ceplitiano, cioè Pasolini riteneva che Totò potesse essere equiparato a Chaplin se non fosse stato rovinato da 30 anni di cattivo cinema italiano. Questa è un'opinione sua, mentre altri rivalutavano Totò, lui continuava a massacrare il massacro di Totò.
Totò Chaplin c'è, perché qua praticamente gli mette in mano costantemente l'ombrello, che è un classico di Chaplin, anche le camminate. Per finire con la scena finale, che se voi la vedete è pari pari uguale alla fine di Tempi Moderni, con loro che si incamminano, e lì c'è, naturalmente là c'era Chaplin e poi Ed Goddard, qua c'è Totò e Ninetto Davoli. Poi rispetto a delle cose puramente filmiche, a me, tra l'altro non lo vedevo da tempo, adesso che l'ho rivisto, mi colpiscono molto i momenti speculari, no? Se voi notate, che poi ci sono gli significati dietro naturalmente, ma per esempio due scene dove il pullman non si ferma, cioè loro, prima ci sono i ragazzotti che stanno ballando, che vanno a prendere il pullman, e come arrivano al pullman, il pullman parte e va via. Poi lì nell'ultima scena, una delle ultime scene, lui, Ninetto Davoli, chiama papà, papà, corri, corri, arriva e il pullman parte. E chiaramente qua ci sarà un'allegoria, no? Cioè, si sente di arrivare sempre fin lì, e poi quando stai per arrivare, questo parte e se ne va. Un altro esattamente speculare è, ahimè, il comportamento di Totò, come dire, creditore, e di Totò debitore. Esattamente come loro sono creditori nei riguardi della famiglia di semiaffamata, e tra l'altro lui e l'ingegnere, di cui lui invece è debitore, diranno la stessa frase. L'ingegnere dice gli affari sono affari, e lui la dice addirittura storpiando, dice business, bisini, e quindi è esattamente uguale. Quindi una cosa di questo genere anche. Poi un'altra cosa che non è speculare ma che attraversa tutto il film è la luna. Noi partiamo con la luna e al termine del film arriviamo dalla prostituta per strada, che naturalmente si chiama Luna, come se la luna in fondo fosse lì da cogliere, non è poi così lontana, perché alla fine sia padre che figlio riescono a cogliere la luna. Poi un'altra cosa che mi viene da dire è che in realtà noi abbiamo visto due film al prezzo di uno, perché c'è tutta la parte, sono 20-30 minuti in cui Totò e Ninetto Davoli sono frate Cicillo e frate Ninetto, no? con San Francesco dietro, e lì c'è questa comunanza che qua, con tutto la parte interpretativa, no? Sostanzialmente c'è San Francesco che gli insegna a parlare agli uccelli, ma niente, questa cosa qua non funziona, perché le classi, cioè Falchi e Passerotti, rimangono. Poi in realtà si finisce con il finale di Togliatti, c'è cioè il corvo che dovrebbe insegnare, ma le classi non si incontrano, bisogna sempre ripartire da capo. Il viaggio è finito, deve ricominciare, e chissà se ricomincerà e dove andremo a finire. Ecco, e poi, ripeto, e nel film, oltre a queste due parti fondamentali, ci sono un sacco di qua. Per esempio, a me non me lo ricordavo neanche, ma mi ha colpito, a parte alcune cose, i dentisti, dantisti, una cosa, le battute sono tutte di Pasolini e Citti. Non solo di Totò, anzi Totò era abituato a improvvisare, e praticamente nei suoi film entrare il cerchio qua rigorosamente rispetta tutto quello che dice Pasolini. Poi confesserà che molte cose non le ha neanche capite, però lui le faceva esattamente come diceva, quindi non c'è nessuna battuta di Totò. A Totò ha lasciato pochissimo, ci sono un paio di volte in cui lui fa delle smorfie, muove il collo, ci sono proprio due o tre momenti in cui fa Totò. E adesso mi è sfuggito, c'è una cosa che mi sembrava abbastanza rilevante, sempre sul discorso. Ah sì, un quadretto che a me è sembrato particolarmente significativo è quello degli spettacoli volanti, quando loro spingono la macchina, e questo presenta questi quattro personaggi che la Cadillac non parte e loro devono spingerla. E c'è questo, e nel quadretto c'è un ulteriore quadretto, perché lei mette fuori lo spettacolo, la rovina di Roma, Roma con nominato. E la cosa, anche lì, mi sembra abbastanza divertente, c'è un nero che fa Nerone, che suona la lira. E poi c'è il leone e c'è lei che sta per essere uccisa, evidentemente richiamo ai cristiani nel circo, e poi partorisce. E quando partorisce, sorpresa, perché noi ci aspetteremmo che partorisca uno nero, in realtà viene fuori un bimbo bianchissimo, e infatti il nero, che lo vediamo inquadrato, che sta lì a pregare, speriamo che non venga fuori così, poi scopriamo che in realtà il nero è quello che ha la pomata, come la crema antifecondativa, quella che poi Totò userà per curarsi i cani. Ecco, per dire che ci sono queste e mille altre cose dentro, ci sono tante cose. Rispetto al discorso di questo quadretto, il corvo gli dice, ma state attenti, 18 figli, fai figlio, tenete presente che siamo nel 66,
c'è un grande dibattito malthusiano sulla sovrappopolazione, quindi tutte queste cose qua hanno tutte quante un senso, poi sta a noi a scoprirlo, interpretarlo, beccandoci o no, assolutamente, io qualche cosa, molti altri molto di più, e poi a ognuno a piacere, perché fondamentalmente questo film lascia spazi apertissimi. Ultimissima cosa, ecco, lo dicevo prima, all'ombrello c'è Totò, un ombrello chaplinano, perché nel film l'ombrello non c'entra niente, perché le scene sono tutte assolutamente assolate, c'è sempre sole e questo c'è sempre ombrello. Ecco, tutto, io ho buttato lì alcune cose, poi tornate a casa senza carezze ai vostri figli, ma provate a interpretare come volete queste cose qua. Gli spunti sono tantissimi. Un film imperfetto, che finisco di dire che il film imperfetto è il film suo che Pasolini amava di più. Lui diceva il mio film più amato perché è il più povero e il più bello. E quindi va bene, diciamo che la scelta si poteva cadere su tantissimi altri film, alcuni considerati maggiori rispetto a questo, ma forse è stato corretto, giusto scegliere quello che comunque lui, Pasolini, che ricordiamo oggi, amava maggiormente. Grazie. Sì, grazie. Grazie. Ok, ciao, grazie. Ciao.